Matteo Villa dell'ISPI, che si occupa del programma immigrazione dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano. Ci parlerà di evidence-based policy making e tutte le opportunità e qualche rischio. Appunto, io sono dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Siccome le mie prime tre lettere del nome sembrano Internet Service Provider, evidentemente sono qui. Purtroppo non ho un pitch da farvi, non vi parlo di innovazione in senso stretto. Grazie a Cristina Toscano che ha pensato a noi, cercando di immaginare anche oltre il contesto di innovazione cosa possiamo fare per il sociale tutti insieme. In questo caso vi parlerò di quello che faccio io. E ho già perso 30 secondi nell'introdurmi, quindi andrò molto rapidamente. Se non capite qualcosa ci becchiamo a pranzo, anche perché siamo tutti lì e io sono tra voi e il pranzo. Io cerco di trovare un modo per sfruttare i dati il più possibile. Mi occupo di migrazione in ISPI. Di fatto sono un data scientist e cerco di parlare con le amministrazioni pubbliche, soprattutto con i governi, in Europa e in Italia. Ovviamente è un po' difficile perché all'inizio soprattutto ti ritrovi in un mondo così. Se vuoi comunicare ti ritrovi con gente che alla fine non guarda tanto al dato, guarda più alle sue emozioni e opinioni, che tra l'altro sono del tutto legittime e che non vanno svalutate. Serve soltanto forse un po' di contesto. In un contesto in cui le opinioni contano di più e in cui hai poco tempo per comunicarle, per me l'importante è comunicarle al meglio. E quindi andrò rapidamente ai pro tip per un data scientist, 5, ed è quello che faccio nel mio lavoro. Quindi nel frattempo vi mostrerò quello che faccio tutti i giorni, quello che secondo me dovremmo fare un po' tutti, sia quando facciamo un pitch tecnologico innovativo, sia quando pensiamo di voler utilizzare il dato in un modo innovativo. Io qui non faccio niente di mio che non ci sia già altrove. Primo, ah scusate, mi sto vantando, cioè, poi alla fine si arriva sul Corriere, certo, si arriva sul Guardian e anche sulla prima pagina del New York Times non l'ho messa perché non c'era qualcosa di dato lì sopra, ma lo si fa, e ve lo dico, non è soltanto per vantarsi, ma semplicemente per dirvi che io qua non ho inventato nulla. E vi faccio vedere cosa c'è dietro qua sotto. Qui si dice semplicemente in mare erano morte moltissime persone a giugno dell'anno scorso. Come c'ero arrivato? Allora, prima cosa, ci sono già i dati. A volte tantissime organizzazioni, o alcune organizzazioni molto importanti, pubblicano tanti dati, pubblicano una serie di dati, ma non li mettono insieme. Ok? Quello che si faceva fino all'anno scorso era cercare di capire quante persone stavano, per esempio, morendo in mare partendo dalla Libia, quante stavano arrivando in Italia e c'era anche un dato su quanta gente veniva riportata in Libia. Okay? Tutte queste cose però erano dette da organizzazioni diverse o in momenti diversi. Il mio tentativo era prendere tutti i dati, per fortuna sono tutti presenti, sono tutti georeferenziati, sono tutti eventi singoli che si possono contare. Filtrarli, discriminarli, farci un po' di lavoro dietro, e poi cercare di capire cosa succede alle persone che partono dalla Libia o che probabilmente sono partite dalla Libia. Okay? E quindi avevo fatto una chart cercando di capire cosa succedeva nel tempo, questo è il 2016 fino a metà del 2018, e come vedete c'è una parte di cose di cui si parla molto spesso, cioè la parte di morti dispersi in mare. A volte fa notizia quella. A settembre questa cosa era andata al 20%, cioè una persona su 5 di quelle che partivano dalla Libia moriva in mare. Quella era la notizia. Ma in realtà c'è un trend molto chiaro che è appariscente soltanto nel momento in cui metti insieme i dati, ed è quello di cui si stava parlando in quel momento. Ripeto, non sto parlando di politica, ok? Quindi di decisioni politiche, ma di quello che succede in seguito a decisioni politiche, e cioè le persone venivano riportate indietro in Libia, che se è legittimo o sbagliato, sempre più persone, una su due più o meno, veniva riportata indietro. Seconda cosa, lì ovviamente c'era la notizia, tutti ne volevano parlare, l'abbiamo tirata fuori, ne abbiamo parlato. Seconda cosa, qual è il modo per massimizzare l'impatto? Secondo me, mettere tutto, rendere tutto disponibile una volta che si è pubblicato e forse anche subito prima. Cioè, per me, far vedere qual è la struttura dietro i dati, rendere il dato replicabile il più facilmente possibile. Questo è semplicemente un Excel con i mesi. Tra poco vi faccio vedere una cosa che è meno Excel, però. È sempre lì, cioè non c'è una quantità di statistica indescrivibile. Tra l'altro questo serve magari a un giornalista per verificare che non abbia detto una stupidaggine. Serve anche a uno user per dirmi che hai detto una stupidaggine. Quindi, per esempio, questa cosa è
è anche libera per i commenti, e le persone possono arrivare a dirmi: guarda che secondo me qua c'è un errore, e poi lo correggiamo, se verifico che c'è un errore. Ok, terza cosa, un'altra cosa di cui ho parlato di recente, non so se qualcuno ha letto la polemica politica e se ne è suscitata, però è il numero di irregolari nuovi creati dal decreto sicurezza. Ok, questa è una semplice simulazione di quello che succederà tra qui e due anni, e ripeto, non è una questione di politica politica, ma è una questione di policy. Io faccio evidence-based policy making, quindi policy basate sul dato. Se tu fai una cosa, hai una conseguenza, magari inavvertita, magari involontaria, parliamone. E se non stimi il numero o il fatto, nessuno ne parla. Quindi a dicembre abbiamo provato a fare una simulazione di quello che sarebbe successo e si scopre che da qui al 2020 non riusciremo a rimpatriare tantissime persone, molte persone non avranno meno protezioni perché ne abbiamo tolta una nel decreto sicurezza, c'erano tre protezioni in Italia, sono rimaste due, e quindi ci sarà un effetto della riforma che è questo qui, 70.000 persone in più probabilmente potrebbero essere irregolari nuovi in Italia nel 2020. Quindi cosa facciamo per fare questo? Okay, questa è la parte di, diciamo, di policy che faccio. Quarto pro tip, comunicare la complessità. Beh, questo per chi fa statistica lo sa, è stata, o comunque un qualsiasi output di regressione multivariata, no? Io stavo cercando di capire se c'era un'altra polemica, cioè c'è una correlazione tra le ONG che vanno in mare a salvare le persone e le partenze, perché questo è importante, cioè c'è il pull factor, la gente parte di più perché tu ne salvi di più, e c'è è molto difficile, non entro nei dettagli, è difficile capire se c'è un pull factor di tutto, sapete che c'è il problema della causalità inversa, eccetera, però si può andare a analizzare le singole cose. Quindi io avevo tutti i dati, mese per mese, di quanti salvataggi avevano fatto le ONG, avevo i dati delle partenze dalla Libia, potevo cercare di capire cosa è successo, a seconda delle politiche, a seconda di quello che facevano le ONG, solo che se pubblicavo questo, il giorno dopo la gente mi prendeva, forse sarei stato licenziato dall'ISPI, ma poi il giorno dopo qualcuno mi avrebbe detto, ma non avrei avuto nessun impatto. Giusto? Cosa ho fatto? Questa non è una bivariata come potrebbe sembrare, semplicemente è il risultato della regressione lineare, senza neanche l'intervallo di confidenza per chi è esperto, che però ci dice che non c'è una correlazione, a occhio. Ok, da qua, questi sono il complesso del twittatore selvaggio, ma anche se non ce l'hai, i giornali ti riprendono se tu comunichi il dato in maniera corretta. 10 secondi. Quinta cosa, questa la sappiamo tutti, keep coming, check twice. Questo è molto più semplice se facciamo tutte le altre quattro passaggi, no? Se io rendo open la mia ricerca, primo non ho timore del fatto che qualcuno potrebbe trovare un errore, è giusto che qualcuno lo trovi se c'è, e io sono felice se qualcuno mi corregge, soprattutto se non ho ancora pubblicato. Se ho pubblicato, vabbè, ci proverò, sarò più bravo la prossima volta, magari ho imparato qualcosa. Chiudo perché ho finito il tempo. Due errori da evitare. Prima cosa, io non faccio advocacy ma policy. Io voglio dire tutta la verità, però a volte c'è qualcuno che mi chiede se con quelle persone stiamo facendo anche advocacy, che alcuni dati siano meno enfatizzati di altri. Secondo me è sbagliato. Se noi abbiamo un dato, ne dobbiamo parlare. E guardate, avevo due esempi, ma ne faccio solo uno perché ho finito il tempo. Questo è il più importante. Qua c'era il background del decreto sicurezza. Cioè, in Italia si diceva, noi proteggiamo troppo rispetto a tutti gli altri paesi europei. Non ho tanto tempo per spiegarvelo, ma vedete che l'Italia è prima? E la cosa blu è quella che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, dal 2013 al 2017. Rispetto a tutti gli altri paesi europei, noi abbiamo protetto tantissime persone. Okay? Noi siamo i primissimi in Europa, e se anche togliessimo la protezione umanitaria, diventa arancione, saremmo i primissimi, primi, secondi. Ok? Quindi è vero. E non dirlo è una stupidaggine. Il problema è forse capire quali sono le conseguenze di quello che succede quando smettiamo di proteggere. Ma non dirlo significa, primo, escludere una parte che del dibattito va detta. Ok, un argomento importantissimo. Secondo, non parlare del fatto che forse dobbiamo trovare delle alternative. Ok, a un problema che c'era e che noi risolvevamo in maniera diversa dal resto dell'Europa. Finito, grazie. Oh, grazie mille Matteo Villa per aver sottolineato l'importanza dei dati aperti nel policy making.